Non so cosa dirvi davvero. Tre partite, una vittoria con l'AC Tua, altro che vi scannamo. Eppure con i buon gustai abbiamo perso. Non sento il gusto dei tre punti da troppo tempo. Ora, noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure possiamo scalare la classifica, un punto alla volta. Io però non lo posso fare. Sono troppo grasso, ho commesso tutti gli errori che un conduttore possa fare. Uova rotte, gaff, scommesse, trick and track, bombe a mano. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando incominci a perdere. E così è nel calcio. Mezzo passo fatto in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Ma i centimetri sono dappertutto, sono intorno a noi. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a contare tutti i centimetri, il totale farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, tra la vita e la morte. E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro, un punto e un altro ancora. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questa è la Lupinense, signori miei. Perciò o noi risorgiamo come collettivo o saremo annientati individualmente. È la Lupinense, ragazzi. Tutto qui. Allora, che cosa volete fare? Ma dove siete tutti? E vabbè, ma allora...